Adesso vediamo come fa Bohr a quantizzare l'atomo idrogenoide di Rutherford. Abbiamo detto che lo spettro atomico dell'idrogeno, come anche degli altri elementi e composti chimici, non era continuo, ma mostrava righe di emissione e di assorbimento discrete. Questo spettro discreto stava a indicare l'esistenza di una qualche quantizzazione delle proprietà fisiche dell'atomo. Perciò Bohr quantizza le orbite dell'elettrone, come abbiamo detto. L'elettrone può ruotare solo su certe orbite permesse e avevamo già visto quali erano. Questa era la prima orbita permessa, quindi vediamo qui l'elettrone che può ruotare su quest'orbita circolare. Questa era la seconda orbita permessa, questa è l'elettrone, la terza e la quarta orbita permessa, in corrispondenza di 4, 5, 6 raggi orbitali discreti. Sono infiniti i raggi orbitali discreti, le orbite permesse, ma comunque sono discrete. Bohr, come postulato inizialmente ad hoc, dice che l'elettrone su quelle orbite permesse non irraggia, quindi sono orbite stabili. L'elettrone rimane in quelle orbite perché non perde energia per irraggiamento di onde elettromagnetiche. Le orbite permesse all'elettrone sono quelle che hanno il momento angolare multiplo intero di h tagliato. H tagliato è la costante di Planck, h diviso 2π greco. Quindi Bohr dice, postula, che sono permesse soltanto le orbite dove l'elettrone ha un momento angolare che è dato da una volta h tagliato, oppure due volte h tagliato, tre volte h tagliato e così via. Cioè solo quelle dove l'elettrone ha un momento angolare pari a n volte h tagliato. Ricordiamo allora che cos'è il momento angolare. Qui abbiamo l'elettrone in orbita di moto circolare uniforme attorno al nucleo, con una certa velocità lineare v e di conseguenza una quantità di moto o momento lineare mv. M è la massa dell'elettrone. Il momento angolare per definizione è un vettore che è rivolto lungo l'asse di rotazione, in questo caso verso l'alto perché l'elettrone ruota in senso antiorario, quindi seguiamo la prima regola della mano destra, e il valore numerico di questo momento angolare si ottiene moltiplicando la quantità di moto mv per r, il raggio dell'orbita. Quindi il momento angolare è r per p, cioè mrv. Allora la quantizzazione di Bohr equivale a dire che l'elettrone può orbitare su questa prima orbita, che si chiamerà poi lo stato fondamentale, corrispondente a n uguale a 1. N è il numero quantico, questo numero quantico che può assumere i valori 1, 2, 3 e così via fino all'infinito. Quindi nello stato fondamentale l'elettrone ruota su questa orbita stabile corrispondente a n uguale a 1, dove il suo momento angolare vale una volta h tagliato, cioè vale la costante di Planck diviso 2π greco. La seconda orbita stabile dell'elettrone, n uguale a 2, è quella corrispondente al momento angolare doppio, quindi 2h tagliato, poi c'è la terza orbita, la quarta orbita e così via, dove il momento angolare vale 3 volte h tagliato, 4 volte h tagliato e in generale n volte h tagliato. Tutte le orbite invece che sono comprese tra queste permesse sono tutte proibite. Queste qua sono le orbite invece permesse, le orbite stabili, dove l'elettrone non irraggia energia elettromagnetica. A partire da questa regola di quantizzazione sul momento angolare, attraverso una serie di calcoli, Bohr ricava i raggi permessi, che sono dati da questa formula. Ecco quindi la formula trovata da Bohr, che ci dà i raggi permessi. Vediamo che questi raggi crescono con il numero quantico n al quadrato. È per questo motivo che il primo raggio poi va moltiplicato per 4, per 9, per 16 per trovare gli altri raggi permessi. In questa formula compare il raggio di Bohr, che in conseguenza alla quantizzazione del momento angolare assume questa espressione. E svolgendo i calcoli, andando a sostituire i valori numerici, troviamo proprio il raggio 0,53 angstrom dello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno, che era stato già trovato con il modello di Rutherford. Dunque Bohr è capace di ritrovare il raggio dell'atomo di idrogeno di Rutherford dalla sua condizione di quantizzazione sul momento angolare. Anche qua nel disegno è riportato la formula dei raggi permessi e il raggio di Bohr. Ora, andando a sostituire i vari raggi permessi dentro la formula dell'energia
meccanica, quindi andando a sostituire questa espressione qua, si trovano le varie energie permesse, che come abbiamo detto prima sono dei livelli discreti di energia. Infatti, se la prima orbita permessa è questa, corrispondente a questo raggio 1, il livello di energia meccanica corrispondente è E1. Poi il secondo raggio permesso è questo, cioè questo, allora l'energia corrispondente a questa seconda orbita è E2. E così via per tutti gli altri raggi permessi. Ecco che quindi abbiamo una serie di livelli di energia meccanica, tutti negativi, tutti stati legati, che però si addensano verso il valore E uguale a 0, che rappresenta l'elettrone che si allontana a distanza infinita e si libera dall'atomo di idrogeno. Qua sono mostrati i calcoli in cui si sostituisce il raggio, la formula dei vari raggi permessi, nella formula dell'energia meccanica e si ottengono questi livelli, che sono i livelli permessi all'elettrone che ruota intorno al nucleo. Vediamo che questi livelli hanno un andamento del tipo 1 su n alla seconda, che appunto sta a indicare che vanno ad addensarsi e a ravvicinarsi accumulandosi tutti vicino al livello finale asintotico E uguale a 0. In particolare, ponendo n uguale a 1, otteniamo il livello più basso, cioè il livello energetico dello stato fondamentale dell'elettrone, e si ottiene effettivamente meno 13,6 electron volt. Basta andare a sostituire qua i valori. Quindi, riassumendo, l'atomo di Bohr è l'atomo di Rutherford quantizzato grazie a questa regola di quantizzazione che il momento angolare dell'elettrone deve essere un multiplo intero di h tagliato. Questo costringe ad avere soltanto alcune orbite permesse, alcune sono sempre infinite ma sono discrete. Questi sono i raggi permessi e questi i livelli di energia permessi, E1, E2, E3, E4 e così via fino all'infinito.